Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a questa puntata nella quale parleremo di un'iniziativa a livello nazionale di una delle catene di grande distribuzione più conosciute da tutti quanti noi e anche più insediata territorialmente. Stiamo parlando del CONAD, la quale ha da tempo intrapreso una campagna a favore delle scuole, dei nostri istituti scolastici, attraverso un meccanismo molto conosciuto, che è quello dei bollini, però è un doppio filo, è una doppia mandata, c'è un bollino un po' particolare. Noi siamo qui per spiegarvi questo progetto che è arrivato al quarto anno e anche per il 2015 la CONAD a livello Italia ha pensato di riproporre. Che cosa consta questo progetto? Nel raccogliere dei bollini e poi darli alla scuola, la quale avrà del materiale didattico che sarà a disposizione di tutti gli studenti. Anche nel nostro territorio, anche a Fano, questa iniziativa si ripresenta anche per il 2015. C'è un tempo, quindi un lasso di tempo nel quale questa iniziativa prende vita e potrà anche chiudersi. E per parlarcene in maniera più concreta e più consistente, abbiamo qui nei divani di Dopo Cena Arido Severi, che è il responsabile di due CONAD, il Flaminio e il Sant'Orso, che sono da tempo, da tanto tempo presenti nella nostra città. Allora Arido, buonasera, benvenuto a Dopo Cena. Allora, ci tenevi a essere qui perché da tempo questa iniziativa ha riscosso successo nei vostri punti vendita. Perché secondo te questa cosa ha preso piede, insomma, gli anni passati? Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. E questa cosa è interessante e nell'arco dei tempi è diventata sempre più interessante perché comunque, indipendentemente che diamo il bollino famoso da attaccare, che poi dopo quest'anno parleremo magari di cosa omaggiamo, diciamo, a livello immediato al consumatore, fa sì che parallelamente a questo bollino se ne dia un altro che portiamo nelle scuole per fornire, non direttamente ma tramite un like, dopo magari daremo un sito, le scuole di tante piccole, medie e anche grandi cose, che oggetti che in questo momento la scuola ha bisogno. Certo. Per sentito dire, io, il mio figlio è grande, però a sentir dire ormai nella scuola servono sempre più oggettistiche di varie cose. Questo è il quarto anno che si fa l'iniziativa, fin dai primi anni abbiamo recepito molto interesse sia da parte dei genitori, sia da parte dei ragazzi, perché prima era legata un pochino a delle figurine che poi è comunque in fondo l'istituto che ospita, diciamo, questi bambini, i genitori che, diciamo, partecipano a questa cosa ricevono gratuitamente, con un po' di impegno personale, gratuitamente degli oggetti prettamente scolastici. Non è il solito gadget o cose, sono degli oggetti che magari dopo guardiamo nell'elenco, utili o indispensabili in alcuni casi nelle scuole che ne hanno bisogno. Ne hanno bisogno per la funzione didattica. Una delle più conosciute anche a livello mediatico è la famosa lavagna interattiva, che è presente nel catalogo. No? Che la CONAD mette a disposizione. Certo. Quindi è una campagna a livello nazionale, è una campagna che il CONAD ha doppio filo tra i propri consumatori e gli istituti scolastici, perché poi chiaramente ognuno ha il proprio, no, Arido, istituto certo. scolastico di riferimento, e bisogna che questo istituto scolastico recepisca questa possibilità che ha, che è una iniziativa, no? Correggimi se dico cose non corrette, a costo zero per l'istituto scolastico, perché la scuola, giusto, non ha alcun obbligo, alcun costo, se non quello di fare che cosa? Allora, diciamo che a livello operativo la scuola, diciamo, come premessa è che, siccome questo è il quarto anno, l'iniziativa è stata già mandata a quelle scuole che hanno partecipato in passato, come informativa, diciamo, guarda che anche quest'anno siamo imminenti alla promozione, perché è una promozione, tutti gli effetti di questa cosa. Dopodiché, chiaramente, l'operatore che si prenderà, tra virgolette, la responsabilità, diciamo, di gestire questo benefit che verrà alla scuola, dovrà iscriversi al sito e scegliere
Contare i punti, forse la cosa più difficile è contare, i punti, perché la lavagna comunque ha un'importante diciamo, richiesta di punti, perché il valore è importante. E poi forse, diciamo così, ridendo e scherzando, facendo un'analisi operativa, è questo qui l'impegno: iscriversi e poi decidere insieme con i colleghi che avranno, diciamo, le richieste stampanti, la famosa lavagna, piuttosto che fotocopiatrici, computer. Molte dalle piccole, delle scuole più, diciamo, dei bambini più piccoli, c'era una richiesta, un catalogo variegato di tante cose messe insieme. Forse, veramente ridendo e scherzando, l'unico vero costo che sarà la spedizione di questi famosi bollini, perché per avere l'oggettistica l'online funziona tutto, finché poi vogliono fisicamente la raccolta di questi bollini, che dovrà essere spedita. Ecco, quindi la Conad Italia recepisce la raccolta di bollini della scuola X, li conta e in base a quello che insomma è il monte bollini, poi farà la richiesta dell'oggettista, perché ogni oggetto ha un monte bollini. Quindi per la scuola, per l'istituto scolastico, non c'è alcun, se non quello di raccoglierli e contarli e spedirli, però insomma il costo è zero. A tutto vantaggio poi dei ragazzi, degli studenti, che usufruiscono in maniera attiva di quello che è il recepito, perché poi la Conad poco tempo, insomma. Sì, noi abbiamo partecipato l'anno scorso e l'altro anno a una consegna, diciamo, solo di un, purtroppo, tra virgolette, di un istituto come riferimento, perché magari era quello che aveva preso un parco importante di oggettistica, dove ha oggetti ricevuti, perché diciamo non possiamo consegnarli noi, ma l'istituto che deve fare tutta una serie di iter, no? L'ordine online, la spedizione, ha oggetti, diciamo, fisicamente sul polo scolastico. Siamo intervenuti noi per fare un momento di dire: è vero che questa cosa funziona, noi abbiamo ricevuto la lama in luminosa, due computer, una stampante e quello che era l'elenco completo della cosa. È stato molto piacevole per noi, perché è chiaro, certo, siamo commercianti, no? Voglio dire, adesso non ci possiamo nascondere dietro qualcosa. Però insomma queste cose, che comunque non siamo bravi noi, ma è bravo anche il nostro gruppo, diciamo, a livello di marchio, a promuovere questa cosa, fa molto piacere che il riscontro anche del polo scolastico, del direttore, adesso del responsabile, delle maestre, dei professori, quello che è, diciamo, il polo in oggetto, siano stati soddisfatti, perché comunque sono entrati in possesso. Se a me mi regalerebbe un computer, mi arriva a casa, me lo trovo lì a mia disposizione e non è di nessuno, che tranne che è mio, penso che sono contento, insomma. Soprattutto se questo non mi ha comportato grosso, se non minimo, impegno di carattere burocratico, alcunché, insomma. Ecco. Esatto. Quindi se in questo momento ci stanno guardando docenti scolastici, referenti di scuola o anche genitori o bambini che magari pensano che il proprio istituto scolastico non abbia aderito a questa campagna della Conad, magari informatevi, dopo noi vi daremo anche il sito al quale ci si può iscrivere. Quindi insomma la scuola non ha altro che, insomma, il beneficio di ricevere, una volta che tutti gli alunni hanno, poi il meccanismo lo spiegheremo bene quale sarà, recepito questo materiale, questi bollini, dovrà inviarli e recepire quello che sarà l'acquisto. Quindi insomma è importante, giustamente Ario dicevi, siamo commercianti, nel senso che la Conad comunque ha una parte attiva, quindi che il cliente passa da voi, acquista, perché poi insomma il bollino, si entra in possesso del bollino a monte di una spesa. Però è bello avere, insomma, non solo un piatto, una forchetta, un mestolo come gadget, però far sì che la propria scuola, la scuola nella quale mio figlio o io sono parte attiva come docente, come corpo insegnanti, usufruisca di qualcosa che poi si ripercuote sugli studenti e sulla anche l'attività didattica. Allora, Ario, il meccanismo qual è? Spieghiamolo, come avviene questa raccolta? La raccolta è la più classica delle raccolte punti, diciamo, che ormai qualcuno dice ma sa sti bullin, no? Detta proprio in dialetto, perché tanto il nostro cliente è locale, no? È vero, perché il bollino, però comunque nell'arco degli anni sia marketing sia eccetera, comunque continua a dare un gran risalto al discorso del bollino. Per mandar giù, tra virgolette, ancora più semplicemente questa pillolina, diciamo, il bollino è doppio, cioè
Parallelamente al discorso della scuola, che il cliente a fronte di 15 euro di spesa riceve un bollino, poi dopo lì adesso non ci dilunghiamo su bollicioli, sì. Cioè ci sono delle velocizzazioni abbastanza interessanti per riceverne di più, per intenderci, il fondamento iniziale è che comunque c'è una raccolta bollini dove diamo libri che stiamo tenendo in mano, sì, diciamo, esatto, che anche questo è esatto, molto interessante, che comunque diciamo è un omaggio immediato dove il consumatore, il nostro consumatore, può a fronte di pochi bollini ricevere questo diciamo, omaggio di libro scritti da studenti. Parallelamente, insieme, nella stessa linea, oltre al bollino, c'è il bollino della scuola. Mm-hmm. Quindi diciamo, non deve venire il discorso aspettamente per la scuola e basta. Diciamo, comunque è una cosa in più. Il bollino funziona e va avanti. Parallelamente, di fianco al bollino diciamo, di interesse dell'omaggio, c'è direttamente e nello stesso tempo il bollino da portare a scuola, quindi diciamo una doppia funzionalità in questo momento. Ecco, vedete, questo è il insomma, Arido ce ne ha portati qualcuno, vedete, ce n'è uno più piccolo e uno più grande, quello più piccolo serve per la raccolta dei libri, e questo qui, questo grande, è quello che dovreste portare a scuola materialmente, e, insomma, e fare il monte, il mucchio. So che una scuola ne ha raccolte addirittura 37 kg. 37 kg. 37 kg l'anno scorso, 37 kg di questo. Insomma, immaginiamo che la lavagna gli sia ecco arrivata. Ecco, lì è costato qualcosa, ecco, per lì, spedirli. Giusto per spedirli, insomma. Ecco, quindi il meccanismo è tra i più classici che conoscete, e giustamente qualcosa ha in cambio anche il consumatore, l'utente del Conad. Quest'anno la Conad ha fatto una raccolta molto bella, che è questa. Questo è uno dei libri, insomma, che riceveranno libri in omaggio. Sono otto, giusto? Sì, otto libri. Otto libri che è stato fatto una selezione di classe e di gruppi, che poi ogni libro riporta dietro quello che è il suo autore. È stata fatta una selezione e poi tramite una casa editrice è stata messa diciamo, in produzione questa cosa col nostro marchio Conad, certo. Naturalmente perché è stata promossa sempre dal gruppo Conad, dove sono libri per ragazzi. Adesso l'età è difficile esaminarla perché magari sono racconti fatti dagli stessi ragazzi che possono essere diciamo da 10 anni, 12 anni, 15 anni, è un po' sindacato. Ognuno dei libri racconta una storia diversa, abbastanza attuale, si parla dei pozzi, parla un po' di Corre Variegato, dal classico a un pochino al più moderno diciamo dei temi. Quindi a chi interessa, l'abbiamo preso come apprezzamento da parte del cliente, perché è un libricino, certo, non è una cosa diciamo importante sotto l'aspetto fascicolone, è importante perché è scritto veramente da ragazzi, la foto e la testimonianza di nome diciamo del gruppo è dietro ogni libro, quindi questa cosa fa piacere riceverla in casa, perché comunque non è classico scrittore che magari certo, è apprezzato magari dai più grandi, da qualcosa. Questo diciamo è qualcosa un po' di diverso che soprattutto in questo momento che anche i libri, no? Il famoso disco non si legge più, c'è internet, c'è, magari questo qui può trascinare la curiosità sia degli adulti sia dei ragazzi a leggere un libro che è completamente gratuito con l'altra metà dei bollini. Con l'altra metà dei bollini, quindi insomma comunque questa è una bella raccolta, una bella collana che può far bella mostra anche nella camera dei ragazzi, e perché no, insomma, magari maneggiare un libro, un volume che sia stato appositamente scritto per loro e da ragazzi come loro, no? Da gruppi scolastici, può essere anche un'incentivazione a leggere. E quindi insomma capite che il filo è doppio, c'è un doppio interesse, l'interesse chiaramente del Conad è quello di fidelizzare il più possibile la propria clientela con iniziative anche di sfondo culturale come questa, perché insomma dare nulla osta che uno si fa la raccolta punti per un set di forchette, va certo, bene uguale, insomma, che l'abbiamo appena finita esatto, quindi insomma questo è sempre avvenuto, però insomma questa è una bella espressione anche di quello che si può fare a livello commerciale per come dire fidelizzare non solo i grandi ma anche i piccini, perché poi insomma il grande, il babbo e la mamma fanno la spesa, poi dopo però almeno c'è un oggetto per il ragazzo. Arido, quest'anno
che tempo ha questa iniziativa? C'è un tempo, giusto? Sì, l'iniziativa parte, coinvolge il mese d'aprile e il mese di maggio, sono due mesi adesso le date, diciamo sono a fine maggio. È abbastanza, tra virgolette, breve, però è stata calcolata in modo sufficiente, come al solito diciamo avvengono nelle nostre classiche collection che attiviamo, per permettere diciamo un bel approccio, un bel risultato diciamo di carattere come obiettivo di raccolta. Questi sicuramente i libri non hanno nessun tipo di problema perché i bollini sono veramente pochi, ma perché c'è, come dicevi te, c'è lo scopo, no, il fondo culturale della cosa, certo. Quindi l'interesse era più di dare a più famiglie, persone, ragazzi possibili il libro, che diciamo legarlo prettamente al discorso calcolo bollino spesa, ecco. No? Anche perché altri anni si è privilegiato il fatto della raccolta delle figurine, no? Che sì. Il genitore già figurine, no? Cioè, c'è un pochino di approccio, ma magari è comprensibile, certo, io certo. L'ho passato l'esperienza con mio figlio, quindi sicuramente c'è questo approccio un pochino distaccato della figurina, no? Si è fatta un'evoluzione importante secondo me, secondo anche i miei colleghi, di carattere culturale, e quindi questa raccolta ha l'obiettivo e di omaggiare il cliente e comunque di far venire in possesso il maggior numero possibile di persone della collana. Due libri, tre libri, l'intera collana, dipende dopo dai, comunque si arriva velocemente alla, cosa. E il calcolo dei due mesi fa sì che questa cosa comunque venga in possesso, chi ha piacere diciamo di venire in possesso ne verrà in possesso, e naturalmente clienti Conad, perché certo. No? Certo. Che è importante, magari ci dimentichiamo perché sono all'interno, però diciamo il cliente Conad, no? Esatto. Il cliente dei nostri marchi che sono distribuiti diciamo in tutta la nostra città, no? Città, e sì. Poi anche nella Valle del Metallo, insomma, ecco. Per quanto riguarda la scuola, è chiaro che lì interviene un pochino l'influenza. Cioè, adesso non so, così una battutina, ma si è arrivati a furti di scatole di bollire nella scuola. Capite, sì, insomma, comunque, perché insomma, recepito l'importanza, ci ruba anche i bollini. No, questa magari è una barzelletta, il solito cosa di quartiere, no? Sì. Però ecco, diciamo che con un interesse la nonna per il nipotino, il genitore per il figlio, chi non ha interesse, anche noi nella nostra barriera cash, come tutti gli altri, certo, punti vendita, sì, a chi non interessa, che non ha il figlio, dici signore lo regali a qualcuno che, ecco, no, ne ha, perché comunque è un valore, magari sì, l'unità ha un valore di centesimo, ma nel mucchio comunque, come al solito, certo, il gruppo, no, di questa cosa, il mucchio, il volume di questa cosa, fa sì che il benefit sia importante per, certo, l'istituto che lo riceve. Che lo riceve. Quindi anche se voi completate come numero di bollini quelli che, esatto, vi consentono di entrare in possesso di questa bella collana, perché io prima di entrare in trasmissione ci ho dato una scorsa, i racconti sono belli perché poi per ogni volume c'è un autore famoso che comunque ha tirato un po' le file, certo, di questi racconti che sono stati fatti dai ragazzi che poi nel dietro di copertina, la quadra di copertina, sono ritratti, quindi insomma anche, sì, una bella esperienza. Per chi l'ha fatto. Quindi al di là di questa, di entrare in possesso di questa collana, poi si può continuare a raccoglierli a favore della propria scuola, i punti. Cioè non è che uno finito il... magari, insomma, ne fa due, tre. Quindi, insomma, certo, questo è importante. Oh, su tutti dicevi i Conad. Sì, non questo solo... è importante. Io sono presente qui perché chiaramente promuovo, no, certo, l'azienda. Nel famoso siamo, no, esatto, imprenditori, quindi diciamo promuoviamo la cosa, ma il nostro è un sistema di gruppo, una catena che fa sistema, quindi è importante ricordare comunque che nella promozione diciamo soggettiva diciamo del punto vendita, dei punti vendita come io sto facendo adesso, non dimentichiamo mai il discorso del marchio che è diciamo di gruppo. Quindi quando io trovo il famoso marchietto Conad, che si chiami Superstore, che si chiami Conad, che si chiama Conad City, entrando dentro dovrei trovare il materiale pubblicitario, no? Cartellone, tutto quanto, e arrivato alla cassa mi verranno offerti, diciamo, dati i famosi bollini, sia per la collana diciamo di libri e sia per portare a scuola. Ecco, quindi insomma uno può effettuare questa collana anche se uno si trova in un'altra città, per assurdo, e poi portare la propria scuola della propria città, insomma, non è detto che deve per forza andare sempre. Basta che sono bollini, vado in vacanza, esatto, e mi posso portare, vado a fare la spesa della mia vacanza, nulla mi vieta, siccome il marchio è quello comunque sia, non è
testato, diciamo, personalizzato, mi riporta a casa i 10 bollini che mi sono, diciamo, questo è bello perché comunque sia è un'idea di territorialità a livello nazionale che la CONI vuole dare, per cui però poi uno la spesa la fa dove gli pare, però poi può portare i bollini nella propria scuola, insomma non è legata strettamente al territorio. È chiaro che se andate nei nostri del territorio siamo tutti più contenti. Questo è giusto dire. Ah, vabbè. Allora, questo è il pieghevole che c'è all'entrata nelle casse, dove c'è anche qui c'è un sito di riferimento che può essere a favore della scuola, quindi volendo, se i genitori o gli alunni sanno che magari la propria scuola non ha aderito, con questo fogliettino si può andare in direzione scolastica e eventualmente stimolare la scuola che ancora non ha percepito, così un po', se vogliamo, lo scopo e anche i benefici che se ne possono trarre, iscriversi facendo un semplice collegamento al sito internet. Questi sono i bollini, li facciamo rivedere, sono dei bollini anche, insomma, abbastanza facili da adesivi, quindi sì. C'è la scuola ha un raccoglitore per tenerli, oppure, perché vedo che sono adesivi anche dall'altra parte? No, non è stato previsto, perché poi dopo, diciamo, come ho menzionato prima, l'istituto, la scuola deve innanzitutto recepire, essere favorevole a questa cosa, perché certo. No, la scuola di pensiero è libera per tutti, quindi posto, no, vuol dire, siamo in questa fase qui. Prima accennavi al discorso del sito, anche solo per curiosità, come ho fatto io, come hai fatto te, magari perché dovevamo comunque informare, ma anche qualsiasi ragazzo o genitore, collegandosi al sito, è anche a disposizione il catalogo, diciamo, da curiosare sull'oggettistica, chiamiamolo oggettistica, sulle vari oggetti, diciamo, a disposizione, che possono essere recepiti con i punti, quindi è una curiosità che può essere facilmente visibile, basta collegarsi al sito. La scuola, allora, la più storica, diciamo, per non essere invasivi nella cosa, so che alcune scuole hanno fatto il punto di riferimento sul famoso bidello, no? Perché magari era la persona un pochino più allineata, perché poi dopo dentro le classi comunque sappiamo benissimo che si fa un altro tipo di mestiere, no? Certo, si insegna e i ragazzi devono imparare, no? Non devono essere distratti da altre cose. Diciamo, la cosa più gore è la famosa scatolina dove vengono raccolte. Ecco, però oggettivamente è molto organizzata al momento, come la scuola come intende recepire la cosa. L'importante è, insomma, è raccoglierli, fare molto. Quindi avete tempo fino a maggio, tutto maggio, giusto? Sì, 27 maggio. Sì, poi sia per raccoglierli che per, insomma, portarli alla scuola. Quindi, insomma, Conad Italia, speriamo che continui su questa linea di pensiero, oltre che fare sistema, anche di riversare poi sul territorio dei propri clienti, dei propri fidelizzati clienti, delle azioni così, insomma, dal punto di vista culturale anche belle, perché poi, insomma, se mio figlio va in una scuola e, insomma, so che quella lavagna o quel computer o quella stampante la scuola ce l'ha anche grazie, insomma, all'impegno della collettività, penso che sia una cosa bella per tutti, no? Insomma, questo è un po' lo scopo che mi dicevi che volevi trasmettere. Sì, volevo trasmettere proprio questo, perché il nostro sistema non è complicato, ma un po' a scaletta, nel senso che c'è il momento, diciamo, molto importante, ma perché, diciamo, un pochino l'eco generale, come in questo momento, che è della raccolta per la scuola, diciamo, con il bene della scuola, e questo, diciamo, è un po' il circuito nazionale che magari aiuta un pochino. Certo. Poi dopo altri tipi di iniziativa noi ci facciamo carico, come scopo mutualistico del nostro gruppo, diciamo, di essere sensibili nel nostro piccolo, certo. No? Nel nostro piccolo, per la nostra città, per i nostri quartieri, diciamo, chiaramente sappiamo tutti che gli sforzi sono oggi enormi per tutti, però nel nostro piccolino cerchiamo di avere sempre uno spazietto per riuscire a essere, intervenire a livello culturale, a livello sociale. Ecco, quindi, insomma, assunto che la spesa la si deve fare, assunto che andiamo dal Conad, i bollini ce li danno, la raccolta la facciamo spontaneamente, a questo punto, insomma, facciamo il passo successivo, coinvolgiamo la nostra scuola,
se non è già stata coinvolta, e cerchiamo di sensibilizzarla magari puntandogli questo pieghevole. Se non ha aderito gli anni passati, magari, perché no, può aderire già da quest'anno a questa bella iniziativa. C'è un sito, noi lo faremo presente nei nostri sottopancia, nei nostri crawl, così lo vedrete, e poi lo metteremo anche in fondo nei titoli per avere così a disposizione, se volete, proprio anche il sito in pronta diretta. Se no, quando andate a fare la spesa, vi prendete il pieghevole e oltre ai bollini, e poi dopo lo consegnate. Aldo, grazie per essere stato qui con noi e averci così fatto partecipe di questa campagna che il Conad mette a disposizione dei propri clienti, ma anche delle scuole del territorio dove voi operate. Insomma, grazie. Grazie a te, grazie a Fano TV e grazie alla pazienza dei telespettatori che intenderanno ascoltarci, insomma. Bene, grazie, io vi lascio con questo, intanto me lo leggo perché c'è una storia carina qui sopra. Grazie per essere stati con noi e per aver partecipato a questa campagna di sensibilizzazione che il Conad fa. Alle prossime puntate di Dopocena, quindi arrivederci a tutti voi.